Giornata a vuoto in corte d'assise a Sassari nel processo che vede imputato Davide Iannelli, 48enne di origine napoletana, accusato di omicidio premeditato e aggravato per aver arso vivo l'11 maggio 2022 ad Olbia, nel condominio di Via Petta, il vicino di casa Toni Cozzolino, 49 anni olbiese, deceduto 10 giorni dopo all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari a causa delle gravissime ustioni riportate. Proprio nell'udienza nella quale doveva essere ascoltato, infatti, Iannelli non si è presentato in aula, rinunciando per iscritto. Una scelta che per gli avvocati difensori Abele e Cristina Cherchi va interpretata non come un rifiuto, ma piuttosto un'impossibilità per motivi di salute. Iannelli, hanno sottolineato i legali, soffre di un grave disturbo della personalità e dall'aprile del 2022 nel carcere di Bancali è sottoposto a una terapia di psicofarmaci, tanto che loro stessi hanno serie difficoltà a rapportarsi con lui. Il sostituto procuratore Daniele Rosa ha invece sottolineato come Iannelli finora sia stato sempre presente in aula, rinunciando proprio quando è stato chiamato a recitare un ruolo attivo, atto che appare come una strategia processuale della difesa. Anche gli avvocati di parte civile Giampaolo Murrighile, Antonio Fois e Massimo Perra hanno chiesto che il processo vada avanti, istanza che è stata accolta dalla Corte presieduta da Massimo Zaniboni. La prossima udienza è stata fissata per il 26 marzo, data nella quale deporranno i primi testimoni della difesa.